questa volta sono stati utilizzati un po' più di soldi, anche se in realtà siamo sempre su budget abbastanza ristretti, tra i 6.000 e i 10.000 pound, poi vedremo che saranno molto più faraoniche le produzioni successive. The Best to Be Without, ci vi dicevo appunto che è un altro singolo. Arriviamo al terzo album, Zenyatta Mandata, 1980. Che cosa cambia in questo disco? Dato che anche questo viene realizzato insieme a Nigel Gray, non più in Inghilterra, ma in Belgio, per motivi fiscali, mi pare che non volessero sfuggire un po'. E quindi si portano Nigel Gray in Belgio, in un arco di un mese registrano Zenyatta Mandata, che fa entrare dei temi nuovi. Come vi dicevo loro, quando in piena furia punk cantano canzoni sentimentali, adesso invece cominciano a... tanto hanno viaggiato il mondo, quindi per cui una canzone per esempio come Driven to Tears ha un'influenza da quello che loro avevano visto a Bombay, e poi anche quella che è la situazione geopolitica del momento. Facciamo un po' una digressione, no? Giochiamo un po' con le tesserine del domino. Nigel Gray è il signore che produce i primi tre dischi dei Police, quindi da Outlandos d'Amour fino a Zenyatta Mandata, e aveva lavorato con Susie and the Banshees in Kaleidoscope e Juju, sempre nel... quindi nell'80 era particolarmente indaffarato questo signore. Dopodiché, dopo il lavoro con i Police, il signor Nigel Gray lavorerà con questi due signori che vedete davanti, che sono Kevin Godley e Lol Creme. Sono due ex membri dei 10cc che creano appunto un duo e soprattutto diventeranno dei registi di videoclip, tra cui Girls on Film dei Duran Duran e anche alcuni che vedremo poi per i Police. Dopodiché nell'83 ottiene un altro successo con questo singolo, The First Picture of You dei Lotus Eaters, lui è il produttore. Che cosa c'era? Chi altro faceva reggae rock in quegli anni? Vediamo un po' che cosa c'era tra il 77 e l'83. Per esempio c'erano i Clash, che avevano fatto diverse canzoni come Fought the Law o come Bank Robber, ma anche altre. E dopodiché, ecco, sempre i Clash avevano ripreso una canzone degli Equals di Eddie Grant, che è Police on My Back. Eddie Grant, che conoscete per Killer on the Rampage e per Gimme Hope Joanna, che è stato un suo successo nel 1988. Prima dei Police, chi altro aveva fatto delle canzoni che univano pop e reggae? Beh, un brano reggae è Mother and Child Reunion, dal primo album solista di Paul Simon dopo la scissione con Uptown Funk. I Shot the Sheriff è una canzone di Bob Marley and the Wailers, che viene reinterpretata nel 74 da Eric Clapton, quindi anche qui un artista che non ha niente a che fare con la Giamaica, che però viene in qualche modo sedotto dalle sonorità reggae. Ecco appunto Bob Marley and the Wailers. C'è anche Elvis Costello però in quegli anni, che debutta nel 1977 con i suoi Attraction, soprattutto la canzone Watching the Detectives, questa è la copertina del 45 giri. Anche lui inizia con il punk come Sting, poi si evolve e sappiamo bene chi è, insomma, Elvis Costello, che cosa ha fatto. Anche i dischi con Brodsky Quartet, con Burt Bacharach, che avevo nominato prima. Poi c'è lui, c'è Joe Jackson, che nel 1979 pubblica il primo album Look Sharp, che ha questa copertina, e c'è una canzone che sembra dei Police, che è Fools in Love, quindi questo reggae rock molto, un po' la Walking on the Moon. Dopodiché ci sarà un intero album dedicato al reggae, Beat Crazy, che nel 1980 c'era anche una cover di un brano di Jimmy Cliff, che è The Harder They Come, anche se poi noi lo conosciamo con Night and Day, che è il suo capolavoro del 1982. Anche qui vediamo che c'è un parallelismo. Sting, quando si emancipa dai Police, andrà spesso a toccare anche dei temi e degli temi musicali che svirano molto verso il jazz. In questo caso troviamo anche sonorità afroamericane e latinoamericane. Abbiamo The Tide Is High, nel 1980, una delle canzoni più note dei Blondie, di Deborah Harry. Anche qua siamo in un reggae. Dopodiché, come vi dicevo, ci sono i 10cc, questi due li abbiamo già visti prima, Godley e Creme, che hanno un successo con Dreadlock Holiday. Anche questa è una canzone in realtà molto sarcastica su una vacanza in Giamaica, no? Raccontata in maniera molto pittoresca. E in Italia abbiamo avuto La Luna Bussò, I'm Walking on the Moon e La Luna Bussò, non so, sappiamo se ci sono delle, in qualche modo, delle vicinanze anche tematiche. Comunque anche questa è una canzone che ottiene un grande successo qui da noi. Nell'81 ci sono i Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me, la loro prima hit è un brano assolutamente reggae, hanno anche il bassista giamaicano loro, no? Dopodiché abbiamo un gruppo inglese, che più inglese non si può, che sono gli UB40, che ottengono un grande successo con brani reggae, soprattutto anche con rivisitazione di brani che con reggae non hanno niente a che fare. Pensiamo a Red Red Wine di Neil Diamond, oppure I Got You Babe di Sonia Cher,
che vengono trasformati in classici del reggae, oppure Can't Help Falling in Love di Elvis Presley nel 93, che ha avuto un successo strepitoso. Abbiamo anche gli scritti politici di Green Card Side, che nel 1982 incidono The Sweetest Girl con Robert Wyatt, ex Soft Machine, per l'etichetta Rough Trade. Anche questo è un brano che ha una cadenza reggae molto, molto visibile, molto ascoltabile. Così come per esempio un'altra loro canzone dell'85, da Cupid and Psyche, che è The World Girl. Anche qua sembra proprio un pop reggae, però in questo caso inglese-gallese, poi Green Card Side è gallese. Quindi vediamo che c'è un'infatuazione. Poi se vogliamo ne troviamo anche altre canzoni reggae scritte da artisti che reggae non sono, per esempio, non so, Why di Carly Simon, anche quello è un brano effettivamente molto reggae. Però noi torniamo ai nostri Police, torniamo a Don't Stand So Close To Me. Come vi dicevo, la canzone che poi diventa, anche se Sting, insomma, non è molto d'accordo con la sonora di uno spot di deodoranti, ma soprattutto è una canzone che parla dell'infatuazione di una ragazzina per il proprio insegnante, quindi una ragazzina minorenne per insegnante. Ovviamente lui specificherà nelle interviste che non c'è niente di autobiografico in questa canzone, ma che si è ispirato a Lolita di Nabokov. E qui trova anche giustificazione una di quelle che Sting stesso ritiene una delle sue peggiori rime di tutta la sua carriera. Riesce a fare rimare cuff, quindi tossire, con Nabokov, proprio per dire che no, guardate, non sono io, ma mi riprendo Lolita. Don't Stand So Close To Me ottiene comunque un grande successo, verrà anche rivisitato per una compilation del 1986. Però adesso, dopo vi racconto. Don't Stand So Close To Me, da Zenyatta Mondante, siamo nel 1980.